ecco che cosa vi vengo a proporre oggi. Un maglioncino per una bambina o per bambino da 1 ai 2 anni. La larghezza, se prendete la larghezza da vita a vita del vostro bambino, questa è 27, quindi potrebbe anche andare bene se la vostra bambina non è robusta, anche per i 3 anni. Iniziamo il tutorial. Allora ragazzi, per fare questo tutorial io ho chiesto il permesso a Mayovel Crockett, che mi ha dato il permesso di fare una traduzione del suo video. Allora, iniziamo. Per fare questo maglioncino per bambini, ripeto, da 1 ai 2,5 anche 3, iniziamo con il fare 76 catenelle, quindi facciamo 76 catenelle e ci rivediamo. Allora, abbiamo qui le 76 catenelle. Ora cosa facciamo? Mettiamo al dritto le catenelle passando il dito, vedete? E le mettiamo tutte al dritto, perché? Perché lavorando così non si girano le catenelle, quindi viene male a proseguire, perché magari viene si girano le catenelle e non viene perfetto. Dopodiché, vedete, abbiamo messo i fili sull'uncinetto, facciamo una maglia bassissima che consiste nel mettere il filo sull'uncinetto dopo aver preso i punti e uscire da entrambi i punti. Dopodiché facciamo 1, 2, 3 catenelle e iniziamo a lavorare sulle catenelle. Quindi ad ogni catenella facciamo una maglia alta. Ora vi faccio vedere, per chi non sappia fare la maglia alta, filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella, filo sull'uncinetto, usciamo e abbiamo 3 fili. Usciamo i primi 2 fili e poi usciamo gli altri 2. Questa è la maglia alta. Quindi proseguo fino ad ottenere 19 maglie alte. Alla 19ª ci rivediamo. Allora ragazzi, io non vi ho dato le info del lavoro, mi sono dimenticata. Quindi questo lavoro lo sto facendo con una lana, un misto lana, come vedete è abbastanza grosso, comunque è una lana che va lavorata con il 4 o con il 5. Io lo sto lavorando con il 4. L'occorrente di lana per fare questo maglioncino è di circa 200 grammi. Spero che le info vi servano. Allora, praticamente abbiamo fatto le 19 catenelle, quindi 19 alla 19ª, filo sull'uncinetto, entriamo nella 20ª e facciamo la 20ª, ok? Quindi entriamo nella catenella e facciamo la 20ª. Nella 20ª facciamo un aumento, quindi una catenella, filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso foro dove abbiamo fatto la 20ª e lavoriamo, che questa sarà la numero 1 delle 19. Quindi facciamo altre 19 per tutto il giro. Dobbiamo fare questo praticamente: 19 maglie alte, alla 20ª facciamo la 20ª, una catenella è la prima che andate a contare per arrivare a 19, finché non vi ritrovate, perché questo è un maglioncino top down, quindi vi ritroverete alla fine del giro con la 19ª per fare poi la chiusura con questo aumento. Ci vediamo dopo. Allora, siamo arrivati quasi alla fine. Abbiamo fatto la nostra 19ª maglia alta. Facciamo la 20ª con una catenella nello stesso foro.
facciamo la maglia alta e ci colleghiamo con l'inizio con una maglia alta. Adesso facciamo, seguitemi adesso, facciamo 3 catenelle, quindi saltiamo questa, quindi questa catenella è la maglia alta che ci viene sotto, giusto? Saltiamo questa catenella, questa maglia alta, andiamo nella prossima. Doppia maglia alta significa che mettiamo il filo due volte, quindi saltiamo questa, entriamo in questa maniera nella seconda, mettiamo il filo, la doppia maglia alta si lavora prima i due fili, poi gli altri due fili, poi gli altri due fili. Di nuovo, doppia maglia alta, andiamo nella maglia alta che abbiamo saltato, la prendiamo in questa maniera e facciamo lo stesso lavoro, lavoriamo la doppia maglia alta. E quindi si fa, che si vedrà più in là, vedete, questa specie di treccina piccolina. Dopodiché facciamo 2 maglie alte sopra la maglia alta che ci viene sotto, quindi la prima e questa è la seconda. Adesso, dopo queste 2 maglie alte, facciamo una tripla maglia alta. La tripla, come dice lo stesso nome, si mette 3 volte il filo sull'uginetto. Saltiamo la prima, saltiamo la seconda maglia, saltiamo la terza maglia alta, andiamo nella quarta che prenderemo in questa maniera e facciamo la nostra, lavoriamo la nostra tripla maglia alta, che va lavorato sempre a 2 a 2 a 2. Di nuovo tripla maglia alta e continuiamo a lavorare la seconda maglia alta che ci viene a seguito e la lavoriamo. Lavoriamo la prima 2, la seconda e le terze e la quarta. In totale sono 4. Tripla maglia alta. Lavoriamo nella terza maglia alta. Lavoriamo le prime 2, le altre 2, le altre 2 e le altre 2. Abbiamo fatto 3 maglie alte con la tripla maglia alta. Ora di nuovo tripla maglia alta. Vedete? Dobbiamo lavorare le 3 maglie alte che abbiamo saltato, incominciando dalla prima in questa maniera. Lavoriamo le prime 2, le altre 2, le altre 2 e le altre 2. Tripla maglia alta. Andiamo nella seconda, la prendiamo per così e lavoriamo la maglia, la tripla maglia alta. Poi di nuovo tripla maglia alta, quindi 1, 2, 3 e lavoriamo l'ultima maglia alta. Uno, due e così via. E vedete, si vedrà lavorando che viene questa bella treccia. Ora rifacciamo né più e né meno che la ripetizione di questa treccia. In che consiste? Nella tripla maglia alta, questa è lavorata quindi non va contata, 1, 2, 3, nella quarta entriamo e lavoriamo la tripla maglia alta, sempre togliendo i primi 2 fili, di nuovo tripla maglia alta, entriamo nella seconda maglia e lavoriamo.
sempre togliendoli a 2 a 2. Di nuovo tripla maglia alta. Andiamo a fare la terza maglia. Andiamo a lavorare sempre prendendo, vedete? Così, non è difficile. E la lavoriamo. Lavoriamo i primi due fili, gli altri due e quest'altra. Tripla maglia alta e ricominciamo a lavorare quelle che abbiamo saltato, quindi dalla prima lavoriamo i primi due fili, gli altri così. Di nuovo 1, 2 e 3 e lavoriamo la seconda prendendola per così e lavoriamo i primi due, gli altri due e questi altri due. Tripla maglia alta, quindi siamo arrivati a lavorare due maglie alte, dobbiamo lavorare l'ultima e facciamo la tripla maglia alta. Dopodiché continuiamo, vedete qua c'è la maglia già lavorata, quindi la saltiamo. Andiamo nella prossima e lavoriamo una maglia alta normale. Quindi ne facciamo due, due maglie alte come abbiamo fatto qui in questo punto, prima di iniziare le trecce. E facciamo una in una maglia e l'altra nell'altra maglia. Ora facciamo doppia maglia alta. Allora, saltiamo su questa che è quasi arrivata dove abbiamo fatto l'aumento, quindi saltiamo quest'altra e facciamo una doppia maglia alta. Doppia maglia alta, lavoriamo questa dietro e facciamo la maglia alta. Ora vi faccio un riepilogo. Abbiamo ripetuto questa doppia maglia alta che abbiamo fatto all'inizio con le due maglie alte, le trecce che sono abbastanza facili. Adesso io ve lo faccio rivedere tutto il passaggio. Dopodiché facciamo le due maglie alte e l'incrocio prima di arrivare, cioè che si prende anche il filo per arrivare dove noi faremo gli aumenti, se vi ricordate, 19 e la ventesima con una catenella e l'altra maglia. E facciamo un aumento dentro questa conchiglietta. Allora, facciamo una catenella, una maglia alta, una catenella e una maglia alta all'interno del foro e dopodiché facciamo la doppia maglia alta perché andiamo a ripetere quello che abbiamo fatto qui all'inizio, la doppia maglia alta che fa questa specie di riccio, è una treccina piccolina. Allora, questa è la maglia, la saltiamo, andiamo nella prossima che prendiamo così, usciamo e lavoriamo a 2 la nostra doppia maglia alta. Di nuovo doppia maglia alta, torniamo indietro a fare lavorare la maglia che avevamo saltato ed entriamo e facciamo questa maglia. Dopodiché lavoriamo le due maglie che ci vengono sotto, quindi vedete sto ripetendo quello che ho ripetuto qua, quindi vedete c'è il riccio, le due maglie alte e poi si inizia le due trecce, poi si finisce sempre con due maglie alte e il riccio e l'aumento, poi si ricomincia con le doppie maglie alte e lo stesso riccio che si trova qui, che si trova qui, che si trova all'inizio. Facciamo le due catenelle e adesso
Iniziamo la treccia tripla, quindi 1, 2, 3, maglia alta, saltiamo 1, 2, 3, nella quarta prendiamo il filo così e lavoriamo a 2 in questa maniera. Poi di nuovo tripla maglia alta. E continuiamo le maglie che ci vengono a seguito, quindi questa è la seconda. Lavoriamo i primi due, gli altri due e gli ultimi. Tripla maglia alta, entriamo nella terza e facciamo la tripla maglia alta, lavorandoli sempre a 2x2. Di nuovo 1, 2 e 3. E ritorniamo, vedete 1, 2, 3 che le abbiamo saltate, ritorniamo nella prima. E lavoriamo le prime due. 1, 2 e 3. Seconda maglia alta saltata. Qua. 1, 2 e 3, lavoriamo la terza maglia saltata. Dopodiché, come abbiamo fatto qui, vedete, questo è l'inizio. Facciamo le due maglie alte e il riccio. Quindi lavoriamo le maglie alte. Ah no, scusate, questo è il primo riccio, quindi facciamo altre triple maglie alte. Questa è quella lavorata, vedete, c'è il filo. Saltiamo 1, 2, 3, andiamo nella quarta, perché devono essere due ricci. Le trecce devono essere, no, i ricci, le trecce devono essere due. Quindi questa è la prima che abbiamo fatto, adesso facciamo la seconda. Tripla. Andiamo a fare la seconda. Ecco qua. Tripla. Andiamo a fare la terza. Tripla, ritorniamo indietro, lavoriamo le tre maglie che avevamo saltato. Quindi lavoriamo la prima in questa maniera. Poi lavoriamo la seconda. Tripla. Lavoriamo la terza. E abbiamo fatto il lavoro della treccia, che è uguale, precisa, identica. Io ve lo sto facendo rivedere per aiutarvi. Dopo aver fatto la treccia, facciamo le maglie alte, quindi due maglie alte. Ecco, doppia maglia alta, saltiamo questa maglia alta, andiamo in questa, vedete che qui c'è l'aumento, andiamo in questa. E facciamo la mini treccia 1, 2, 3. Torniamo a lavorare quella che abbiamo saltato. Così. Poi andiamo nel centro e facciamo l'aumento. Quindi una maglia alta, catenella, maglia alta. Quindi
Quindi dobbiamo andare a ripetere la sequenza che vi ho fatto vedere, quindi la dovete ripetere per altre 2 volte. Ci vediamo dopo. Allora, ragazze, siamo arrivati quasi alla fine, abbiamo finito le 2 trecce. Facciamo le 2 maglie, già una l'ho fatta, le 2 maglie alte. Dopodiché doppia maglia alta nelle ultime 2, saltiamo la prima, andiamo nella seconda e facciamo la doppia maglia alta, di nuovo doppia maglia alta, lavoriamo la maglia che abbiamo lasciato. Ecco qua. Ora praticamente lavoreremo nel centro e facciamo l'aumento, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta, ci agganciamo nella prima, seconda, terza catenella e facciamo una maglia bassissima. Allora, stiamo per cominciare il secondo giro, quindi ho fatto, vedete, l'aumento nell'ultimo, chiudiamo con una maglia bassissima con la prima nella terza catenella, 1 e 2, doppia maglia alta, perché vedete ci viene la treccina. Entriamo su questa, praticamente questa di qua, quella che ci viene verso di qua viene lavorata per prima, quella che ci viene indietro viene lavorata dopo, perché così fa la treccia, altrimenti non verrebbe la treccia doppia. E lavoriamo questa qui che abbiamo saltato. Dopodiché lavoriamo questa maglia, le maglie alte che ci vengono. Adesso intrecciamo, perché quello che vi trovate qui, quindi c'è queste che vengono all'interno e queste che vengono, vedete, per sbiego in questa maniera. Quando vi viene così, dovete lavorare in questa maniera, quindi tripla. Lavoriamo le prime 3, vedete che sono nascoste, partendo dalla prima, lavorate alla tripla togliendo 2 a 2, 1, 2, 3, lavorate la seconda, ve la faccio vedere meglio, non arricciandola magari, ecco, 1, 2, 3, lavoriamo la prossima. Quindi quando vi viene così, lavorate sempre per prima questa. Tripla, saltiamo questo, vedete? E andiamo di nuovo in quelle nascoste, lavorandole come abbiamo lavorato le prime, perché anche queste venivano nascoste. Quindi quando vi viene così, la treccia dovete fare questo intrecciamento che sto facendo adesso. Lavorate la seconda, sempre che va all'interno, vedete, questa è sopra. Lavorate. Tripla, 1, 2 e 3. Dobbiamo fare la terza che ci viene un po' più in dentro, vedete? Lavoriamo la terza. Adesso seguitemi. 1, 2 e 3, ok? Dobbiamo lavorare questa. Vedete, abbiamo lavorato le 2 all'interno, dobbiamo lavorare questa qui. Questa qui non la prenderemo in questa maniera, ma praticamente abbassiamo il tutto, abbassiamo il lavoro che abbiamo fatto prima e prendiamo il lavoro per così. Quindi vedete, sono 1, 2, 3, le prendiamo da di dietro di quella che abbiamo lavorato. Basta abbassarle e il lavoro vi viene semplice da seguire. Lavoriamo la seconda. Uno, due, tre e lavoriamo la terza.
Vedete come vi viene incrociato? Adesso, sempre tripla maglia alta, lavoriamo questa che ci è rimasta. In totale dovete pensare sempre che le trecce sono 4, quindi fate attenzione a lavorarle tutte e 4, perché se ve ne salta una, allora già l'intreccio non vi viene, vi verrà un buco. Quindi attenzione, 1, 2 e 3, facciamo quest'altra. Ok, vedete come il lavoro vi viene, si sta intrecciando, vedete? Proseguiamo. Lavoriamo le maglie alte che ci vengono. Che abbiamo fatto prima, le maglie alte si lavoreranno sempre, le maglie alte sulle maglie alte. Questo piccolo intreccio, come abbiamo fatto sul davanti, doppia maglia alta, prendiamo la prima e la lavoriamo. Doppia maglia alta, entriamo nella seconda e la lavoriamo. Dopodiché ci viene l'aumento. Entriamo, lavoriamo la maglia alta, entriamo all'interno e facciamo l'aumento. Quindi una maglia alta, una catenella, un'altra maglia alta e sulla maglia alta che ci troviamo sotto facciamo un'altra maglia alta. Perché stiamo partendo dal collo, è normale che si va a allargare. Doppia maglia alta nell'intreccio. Lavoriamo sempre la prima, doppia maglia alta, lavoriamo su quella che ci è rimasta dietro, vedete? Ecco qua. Poi nelle maglie alte lavoriamo la maglia alta, una e una, due. Facciamo, vedete come il lavoro comincia a venire. Allora, adesso facciamo tripla maglia alta, se vi ricordate, dobbiamo della treccia, dobbiamo lavorare prima questo interno, poi questo interno, girando lavoriamo questa e alla fine questa. Allora, tripla maglia alta, lavoriamo questa, che è la prima. 1, 2, 3. Mi raccomando, ricordatevi sempre che è una tripla, la treccia grande, centrale, sia nelle maniche che nel lavoro va fatta tripla. Lavoriamo queste tre che venivano nascoste all'interno. 1, 2, 3. Lavoriamo quest'altra, vedete, queste gli vengono sopra, noi lo dobbiamo lavorare come abbiamo fatto qui. Quelle all'interno. Lavoriamo la prima, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lavoriamo la seconda, 1, 2, 3. Lavoriamo la terza. Uno, due, tre. Vi ricordate questa di qua? Adesso dobbiamo lavorare prima questa e poi questa. Questa abbassiamo il lavoro e la prendiamo dal di dietro di questo lavoro. E facciamo uno. Sempre la tripla maglia alta, mi raccomando. La seconda, uno, due e tre, e la terza. Tripla e lavoriamo l'ultima che ci è rimasta così, prendendola e lavorandola per come ci viene.
1, 2, 3. Uno, due, tre. Poi lavoriamo le maglie alte che ci vengono sotto. Una e una, due. Poi lavoriamo questa treccina facendo la doppia maglia alta. Entriamo nella prima, cioè non è la prima perché vedete è stata intrecciata, quindi questa diventa la seconda e questa la prima. La prima si salta, si va nella seconda. Lavoriamo la doppia maglia alta, di nuovo doppia maglia alta, lavoriamo questa che ci è rimasta dietro. Dopodiché siamo dove ci sono gli aumenti. Lavoriamo la maglia alta per come ci viene, lavoriamo all'interno l'aumento, quindi una maglia alta, catenella, maglia alta. Dopodiché la maglia alta per come ci viene sotto, dopodiché dovete ripetere quello che abbiamo fatto. Quindi praticamente facciamo questo intreccio prendendo prima questa e poi questa, le due maglie. Poi farete queste che vengono all'interno, poi salterete e farete quest'altra che vengono all'interno. Vedete, saltate sia queste che queste dal davanti. Una volta che fate questo dal di dietro, piegando, prendete queste tre e poi queste. Il lavoro che dovete trovarvi praticamente è questo intreccio, vedete 1, 2, 3 e 4, questo intreccio. Ci vediamo alla fine del giro. Allora, siamo arrivati alla fine del giro, abbiamo fatto la maglia alta, la catenella e l'altra maglia alta nel centro. Ora lavoriamo questa maglia alta per come ci viene. E dopodiché, una volta che abbiamo finito il secondo giro, quindi abbiamo fatto gli aumenti che dovevamo fare, chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella. Dopodiché facciamo 1, 2, 3 catenelle, doppia maglia alta, entriamo sempre nel primo che ci viene per fare questa mini treccia. 1, 2 ed entriamo, vedete, nella seconda che viene nascosta, anche se è la prima, perché l'intrecciamento equivale proprio a questo. Facciamo le maglie alte come ci vengono. 1 e la 2. Vedete? E dopodiché iniziamo l'intrecciamento. Il terzo, questo è il terzo giro, non facciamo altro che ripetere quando abbiamo creato le trecce. Quindi facciamo 1, 2, 3, tripla maglia alta. Scusate. Allora, scusate per l'interruzione. Allora, facciamo la tripla maglia alta e vedete come vi vengono le trecce? Dobbiamo prendere la prima, quella che va per così. Facciamo la prima. Dopodiché tripla, la seconda tripla maglia alta che ci viene sotto. Adesso facciamo la terza, sempre tripla. Ora, sempre con la tripla, come abbiamo fatto, se vi ricordate all'inizio che abbiamo lavorato le 4, abbiamo saltato alla quarta, abbiamo fatto il resto, dopodiché
Da qui passiamo a lavorare quelle che abbiamo saltato, le tre triple maglie alte che abbiamo saltato, e lavoriamo in questa maniera. Uno, due e tre, lavoriamo la seconda. Uno, due, tre, lavoriamo la terza. Uno, due, tre, abbiamo finito queste due, passiamo a questa. Lavoriamo la seconda. Scusate. Allora, 1, 2, 3. Lavoriamo la terza. Uno, due e tre. Lavoriamo quella che abbiamo saltato, che se n'è andata qua sotto. Non ve la dimenticate, che altrimenti poi non vi risulta. E prendiamo la prima e la lavoriamo. Quindi, come se vi ricordate, all'inizio abbiamo incrociato proprio saltando tre maglie. Soltanto che qui non dovete saltare, vi vengono proprio, si lavorano prima quelle, diciamo, un po' più posteriori e poi quelle più anteriori. Cioè, al contrario, prima quelle anteriori e poi quelle posteriori. Ecco qua. E vedete che l'intreccio va venendo. Poi lavoriamo le maglie alte che ci vengono sotto. In questa maniera. Facciamo la doppia maglia alta, lavoriamo quella che viene. Praticamente, se voi schiacciate, questa è la seconda e questa è la prima. Prima si lavora la seconda e poi si lavora la prima. 1, 2 e lavoriamo quest'altra. Dopodiché lavoriamo le maglie. Perché questo è l'aumento, dove siamo andate ad aumentare e si andrà sempre ad aumentare, quindi lavoriamo le due maglie alte come si presentano. Al centro facciamo una maglia alta e una catenella, quindi ci verranno tre di qua e tre di qua. Quindi questa è la prima, la seconda e la terza. Dopodiché ci viene il mini intreccio, quindi doppia maglia alta. Se vi scordate come farlo, schiacciate, quella che viene da questa parte la lavorate per prima e dopo la seconda. Quindi lavorate così, uno e due, e poi lavoriamo l'altra. Facciamo le maglie alte, lavoriamo le maglie alte. Un altro aiuto che vi voglio dare per l'intreccio, per non perdervi, quando vedrete questo, perché sono due giri che si ripetono sempre, quindi bisogna fare attenzione a come viene la treccia. Quando la treccia si presenta in questa maniera, quindi diciamo salta all'occhio la prima che viene così, e poi questa è quella che lavoreremo dietro. Prima lavoriamo questa, poi lavoriamo questa, poi lavoriamo questa e poi lavoriamo quella che viene dietro. Perché poi vi verrà quella che si lavorano, vabbè, non andiamo troppo oltre, altrimenti magari. Quindi
Quando vi viene questa in questa maniera, dovete lavorarla per prima. Quindi lavoriamo la treccia, le tre maglie alte, le triple, ma tre maglie alte. Uno, due e tre, lavoriamo quest'altra. Lavoriamo quest'altra. Uno, due, tre, lavoriamo quest'altra. Quindi abbiamo rifatto quello che c'era sotto, abbiamo incrociato le prime due. Adesso incrociamo le altre due. Prima si fa questa qui che viene verso l'esterno. Uno, due, tre. Un, due e tre. Dopodiché, sempre a tripla maglia alta, lavoriamo che vi può saltare, quindi occhio. Voi contatele, 1, 2 e 3, quindi ne manca una all'appello ed è questa che si è nascosta. E la prendiamo e la lavoriamo per come ci vengono i fili. Le maglie, per come ci vengono le maglie, la seconda, uno, due, tre, la terza, la vedete che è venuto l'intreccio e dopodiché lavoriamo le due maglie alte per come si presentano. C'è il mini intreccio, quindi doppia maglia alta. Entriamo nella prima, cioè sarebbe la seconda. 1, 2 e poi entriamo in quella di dietro. Facciamo gli aumenti. Quindi sono tre maglie alte da un lato e tre maglie alte dall'altro lato, più la catenella centrale, quindi queste sono due, tre all'interno, catenella, rientriamo nello stesso foro e facciamo la prima e con le altre due facciamo le altre due maglie e dovete ripetere questo lavoro per le restanti due parti. A dopo. Allora, ragazzi, quando stiamo per terminare, vedete qui abbiamo fatto l'aumento, lavoriamo le due maglie alte. E con 1, 2 nella terza facciamo una maglia bassissima e ricominciamo con 1, 2, 3 catenelle, 1 e 2, prendiamo la prima e facciamo la mini treccia che è una doppia maglia alta, 1 e 2, prendiamo quest'altra. Ed ecco qua. Dopo lavoriamo le maglie per come ci si presentano. E signori, signori, siamo al quinto giro. Infatti, se contiamo 1, 2, 3, 4. Allora, scusate, 1, 2, 3, 4 e 5.
Quindi stiamo ripetendo quello che ho ripetuto qui sotto, prima di questa, che vi dicevo che quelle che vengono all'interno vengono lavorate prima questa, poi questa, poi si rigira e si lavora dal dietro quest'altra e poi questa qui. È solo un ripetere. Vi faccio vedere come viene. Come si fa questa? Perché poi è sempre un solo ripetersi dei due giri, non cambia niente. Quindi, una volta che visualizzate, memorizzate i due giri, perché sono solo due giri che si ripetono, non è che ce ne sono di più, sono due giri che si ripetono, perché il resto che vi trovate sotto, tranne gli aumenti, sono gli stessi. Quindi abbiamo lavorato questo, adesso lavoriamo questo all'interno. Quindi saltiamo questa di qua e lavoriamo quelle all'interno. Uno, due, tre. Ecco qui, la seconda. Uno, due, tre. E lavoriamo quest'altra. Quindi abbiamo lavorato quelle che ci vengono. Vi faccio vedere qui che non l'abbiamo lavorato. Questa all'interno e questa all'interno. Quando abbiamo fatto la seconda, cioè questa all'interno, sempre tripla maglia alta, dobbiamo lavorare questa, ma non la prendiamo di qua, se vi ricordate. Pieghiamo il lavoro e la prendiamo da di dietro e la lavoriamo tranquillamente. 1, 2, 3. Aspettate che mi sa che mi sono confusa. No, no, giusto. La seconda. E lavoriamo la terza. Questo maglioncino è unisex, va bene per maschietto, va bene per femminucce. Io mi ripropongo più avanti di fare un maglioncino per adulti in questa maniera, con queste trecce. Comunque, magari non è così preciso a questo, però lo farò. Dopo aver fatto quello all'interno, lavoriamo questi altri perché vi contate 1, 2, 3, la quarta. E lavoriamo la quarta treccia. 1, 2, 3. Il resto vi viene facile perché è un ripetere di quello che vi trovate sotto. Gli aumenti continuano, cioè dovete continuarli a fare. Ecco qua, vedete come già si comincia a presentare la treccia? Al prossimo giro vedete che questo è per così. Dovete lavorare prima questo, poi questo, poi questo e poi quello all'interno. Quindi è un ripetersi di quello che vi ho fatto vedere sotto. Ora io mi sono portata un po' avanti, scusate un attimo l'attesa. Dovete fare questo lavoro per, vi faccio vedere qui negli aumenti, per 11 giri. Questo è quando vi ritrovate gli 11 giri. Quindi è un top down. Io magari allargo un pochino la telecamera, vi faccio vedere. Ecco qua. È un top down, abbiamo fatto i nostri 11 giri. Vi faccio vedere come iniziare per unire le maniche e continuare il sotto. Allora, avviciniamo la telecamera così voi i punti li vedete meglio. Allora, noi ci troviamo in questo punto, quindi dobbiamo continuare a lavorare fino a questo punto, quindi tutta la treccia fino a questo punto. Facciamo
1, 2 e 3 e facciamo la treccia con doppia maglia alta. Mi raccomando, se vi confondete, schiacciatela e vedete che questa è la seconda e ben lavorata per prima, altrimenti la treccia non vi viene. 1 e 2 e poi lavorate quest'altra. Questa è la mini treccia, che comunque ha un suo perché è molto graziosa. Poi fate queste due maglie alte e poi, come vi avevo detto prima, lavorate prima questa, poi questa qui e alla fine questo interno e ci vediamo a questo punto qui. A dopo. Allora, ragazzi, siamo arrivate a questo punto, quindi siamo partiti da qua e siamo arrivati qui. Arrivati in questo punto, andiamo nel centro, facciamo la ma 2 maglie alte, quindi 1 e 2 e poi facciamo 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. A questo punto andiamo nell'altro punto, chiudiamo in questa maniera, filo sull'uncinetto, vedete? Siamo nel centro, non prendetelo per così, altrimenti dovete lavorare al contrario, lo prendete per di qua e facciamo una maglia alta. La seconda maglia alta e proseguiamo fino alla prossima che vi faccio rivedere al prossimo giro. Io adesso vi faccio rivedere di nuovo come unirlo al prossimo giro. In questo punto dove ci sono le 3 catenelle farete 3 maglie alte perché la manica verrà esentata, non lavorate in questa occasione, ve la lavorate successivamente. Quindi qua fate 3 maglie alte quando fate il giro. Per chi ha lavorato qualcosa top down avrà capita, ma chi non l'ha mai fatto ed è principiante, quando praticamente continuerà a fare il lavoro si troverà a quel punto perché la manica non verrà più lavorata e non viene nel giro della lavorazione. Quindi mi raccomando, al secondo giro fare 3 maglie alte in questo punto. Allora, dopo vi faccio vedere di nuovo come unire l'altra manica. Allora, ragazzi, stiamo arrivando all'altro punto per fare l'altra manica. Ecco, allora, non appena arrivate al centro, fate 2 maglie alte, quindi 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Prendete l'altro punto, non prendetelo per di qua, ma prendetelo per di qua e fate l'unione più un'altra maglia alta. Ora, quando fate il secondo giro, vi verrà questo punto. Qui dovete fare 3 maglie alte. Io al solito, scusate l'attesa, mi sono portata avanti con il lavoro, quindi abbiamo il maglioncino. Aspettate che allargo la telecamera così riuscite a vederla. Il maglioncino senza maniche e senza bordo. Ora vi faccio vedere come fare il bordo. Quindi avvicino, quindi questi sono
vi dico sia i centimetri che i punti. Questo pezzo, quindi dalla manica qui, sono 15 centimetri per chi usasse una lana più fina o più grossa, 15 centimetri. Per chi usa una lana del tipo mio, che viene utilizzata, viene lavorata con un 4, un 4,5, un 5, dovete fare 13 giri e ci troveremo a questo punto. Arrivato a questo punto, iniziamo la lavorazione che, come vedete, viene lavorata in doppio colore. Io uso il bianco, voi potete usare qualsiasi altro colore, un blu scuro su un celestino, per esempio, o qualsiasi altro colore. Io uso questo. E praticamente facciamo 1, 2, 3 catenelle semplicemente e andiamo a lavorare maglia alta per maglia alta, quella che ci capita la maglia alta. Allora, facciamo le maglie alte e lavoriamo a maglia alta per tutto il giro. Maglia alta. Ora vi faccio vedere come poi lavoriamo la treccia per avere i nostri punti. Quindi qui abbiamo le maglie alte. Allora, quando arriviamo a questo punto, vi faccio vedere. Allora, stiamo quasi per terminare dove abbiamo fatto le maglie alte. Vedete, viene questo punto e lo lavoriamo dove ci sono la treccia piccola. Lavoriamo le catenelle, così non ci si può sbagliare. Guardate la catenella, adesso stiamo per arrivare alla treccia. Allora, continuiamo a lavorare. Vedete? Già siamo nella treccia. Vedete, questi sono i tre punti. E lavoriamo su, basandoci sulla catenella che ci troviamo. Facciamo così, vedete? Basta lavorare sulla catenella e praticamente siamo a posto. Se vi viene incrociato come in questo punto, lavorate la catenella dove vi viene incrociata, lavorate quella più all'interno. Comunque siete sempre agevolate perché ci sono le catenelle guida che vi aiutano a fare le maglie alte. Quindi facciamo la maglia alta, il primo giro della parte di sotto a maglia alta. Poi vi faccio vedere come proseguire. Quando siamo arrivati alla fine, chiudiamo con una, scusate, meglio che giro così, ecco, con una maglia bassissima. Poi proseguiamo in questa maniera. Dobbiamo prendere, nel mio caso prendo il bianco, sempre dello stesso modello di lana, io lo faccio così, voi potete unire come meglio credete. Faccio una catenella, allargo. Vedete? Allargo e dentro quello che abbiamo lasciato e introduco anche il bianco. Non dovete tagliarlo, il verde o il rosa o il beige, insomma, il colore che state usando non dovete tagliarlo. Dovete solo unire il bianco che poi non verrà tagliato e cucito, ma sempre lasciato per così. E lavorate il primo punto catenella, secondo e il terzo filo sull'uginetto. Ora dobbiamo fare il riccio. Il riccio non possiamo lavorare sempre a maglia alta, quindi introduciamo l'uginetto per così.
e lo lavoriamo senza fare catenelle. Entriamo prendendo il prossimo dal di dietro e lo lavoriamo. Il prossimo lo lavoriamo prendendolo dal davanti. Io ci lavoro anche il filo, quindi se mi vedete fare movimenti strani è perché ci lavoro anche il filo. Questo dal davanti. Il prossimo prendendolo dal di dietro. Il prossimo lo prendiamo dal davanti. Il prossimo dal di dietro e così via per tutto il giro. Quindi uno dal di dietro, uno dal davanti, così via. Questo stiamo facendo il riccio, che poi ragazze, questo è il lavoro che sto facendo alla fine del maglioncino. Dovete ripeterlo sia per il collo che per la manica, alla fine della manica. Quindi è questo lavoro che va ripetuto sia per il collo che per la manica. Ci vediamo dopo aver finito la parte bianca. Allora, stiamo per arrivare alla fine del giro, quindi iniziamo, continuiamo sempre prendendo dal davanti e dal di dietro. Vedete, qua c'è il filo, questo lo prendiamo dal davanti e uniamo con una maglia bassa e ci mettiamo il filo, quello verde. Tiriamo e passiamo a quello verde nel mio caso. Tiriamo quello bianco o quello che voi avete scelto. 1, 2 e 3. Allora, vedete questo? Come riconoscerlo? Viene dal davanti, questo è internato, va al di dietro, quindi lavoriamo quelli che vengono dal davanti, quelli che sono più infossati verso il dietro, lo prendiamo dal di dietro. Quindi questo, vedete, è sporgente sul davanti, si prende dal davanti e facciamo così. Vedete, questo è infossato, quindi è dal di dietro. Facciamo così tutto il giro in verde. Poi ne facciamo un altro in bianco e finiamo con il verde. E abbiamo il nostro riccio. Questo lo dovete fare, come vi ho detto già prima, per il collo e per le maniche. Le maniche. Lasciamo un attimo questo lavoro. Così vi faccio vedere come realizzare le maniche. Allora, per le maniche, questa è la parte superiore, no? Con il lavoro, noi dobbiamo andare a prendere questo punto dove ci abbiamo lavorato, vedete, 1, 2 e 3. Andiamo nel centro. E stavolta vi faccio vedere l'unione del filo in un'altra maniera. O fate un punto catenella oppure agganciate semplicemente in questa maniera e fate 3 catenelle. Dopodiché lavorate il secondo. E poi lavorate il terzo. Io ci lavoro anche il filo così poi non devo tagliare. Solo questo troverete un pochino antipatico perché non ci abbiamo le catenelle, le maglie alte di riferimento. E anche questa perché è lavorata di traverso, lavorate dove c'è l'unione e poi praticamente lavorate nelle catenelle perché vi viene il giro. Cominciate a lavorare la catenella.
che vi viene. Quando vi viene invece la treccia, dovete fare la treccia, questo fino alla fine, fino a quando non dovete fare il riccio. Quindi continuate a lavorare, ma tutto quello che vi viene, tipo questo lavoro e la treccia, la dovete fare. Quindi facciamo tutto questo giro e poi ci ritroviamo qui quando l'avremo unito con la maglia bassissima. Allora, ragazzi, abbiamo finito il giro, abbiamo fatto la chiusura, abbiamo fatto la chiusura, in questo momento non mi viene. E praticamente cosa facciamo? Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Dobbiamo fare diminuzioni, quindi cosa facciamo? Entriamo nella maglia e non terminiamo. Filo sull'uginetto, entriamo nella prossima maglia. A questo punto che abbiamo 3 fili, li uniamo e praticamente diventa uno. E rifacciamo tutto il giro. Facciamo di nuovo tutto il giro. Alla fine faremo di nuovo diminuzione. Comunque ci vediamo alla fine per farvi vedere la diminuzione. Allora, siamo alla fine, vedete? Qui abbiamo fatto la diminuzione, vedete? Ora la facciamo anche qui. Allora, lavoriamo questo. Dopodiché lavoriamo questo. Negli ultimi due facciamo la diminuzione, quindi senza terminare, entriamo. Senza terminare, arrivato ad avere 3, li chiudiamo insieme e chiudiamo con la terza catenella con la maglia bassissima. Dopodiché iniziamo 1, 2 e 3 senza terminarla. Questa la dovete lavorare per 1, vedete? Si vede che è unita. Introducete. Lavoriamo senza terminare, lavoriamo il prossimo senza terminare. Quando abbiamo 3 fili, li uniamo. Questo dobbiamo farlo all'inizio e alla fine per arrivare ad avere dal braccio a prima del riccio. Dobbiamo avere 10 centimetri oppure 7 giri se usate questa lana. Dopodiché faremo il riccio come vi ho detto io, lavorandolo come vi ho fatto vedere, il bianco come vi ho fatto vedere, in questo caso è il rosa, poi il bianco e finire con il rosa. Il collo alla stessa maniera, quindi spero che il lavoro vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, cliccate mi piace e anche magari iscrivetevi. Una buona giornata, ciao ciao!